tecnologia riduce i posti di lavoro, qua diciamo che è esattamente il contrario, perché tutto quello che vedete, l'impianto, questo impianto può essere fatto funzionare da una singola persona, in realtà intorno girano parecchie persone a vario titolo e vari motivi. E questo ci ha permesso di sopportare un anno piuttosto complicato per il trasferimento delle attività, per l'acquisto, per quello che vedete che sembra semplice, in realtà è stato complesso da trasferire mentre la produzione continuava ad essere invisibili, forte basculanti, eccetera. In un altro settore, come diciamo, grigliati, industriali poco noti perché si usano solo a livello tecnico, ed infine recinzioni da cantiere. Queste ultime sono abbastanza particolari perché sono sintomatiche di quello che è il nostro modo di lavorare. Quando abbiamo iniziato io e Paolo già si producevano recinzioni nella nostra azienda, c'è scritto sulla carta intestata da 50 anni, in realtà non erano la stessa cosa, nella nostra azienda cambia tutto senza che cambi nulla, che è un detto che mi piace molto, anche se riferito da altri anni. Cambiano molto in fretta le cose, come si producono, ma a volte sono le stesse. Le recinzioni che produciamo oggi sono completamente diverse da quelle di una volta, sono recinzioni da cantiere e anche lì abbiamo voluto essere un po' originali, siamo stati i primi a certificarci in Italia su questo prodotto.